In questi mesi di emergenza abbiamo sentito parlare tanto di DPI e dispositivi di sicurezza, però oggi mi trovo alla ditta Ferrari di Corso Novara, Ferrari Cosmetics, per parlare di una nuova tecnologia anti-Covid che uscirà sul mercato. E con me mi trovo il direttore generale Giovanni Roveda. Buongiorno, signor Buongiorno, Giovanni. buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto di che cosa si tratta? Si tratta di una nuovissima tecnologia che abbiamo brevettato, tra l'altro, e lanciamo in esclusiva mondiale, quindi a tutti i nostri distributori in giro per il mondo. È semplicemente un balsamo labbra lenitivo emolliente, quindi adatto all'utilizzo per tutte le stagioni, con un'aggiunta di che cosa? Del famoso tea tree oil, che è riconosciuto a livello internazionale come un antibatterico a livello globale e sostanzialmente applicando il nostro Collibalm sulle labbra più volte al giorno andiamo ad abbattere quella che è la flora batterica che si deposita con l'utilizzo soprattutto della mascherina, perché comunque non avendo un ricambio, un ricircolo dell'aria costante sulla parete interna della mascherina, comunque in ogni caso, anche se contro la nostra voglia, si deposita una carica batterica molto elevata rispetto a quando invece non la indossiamo. Quindi questo prodotto qua serve per abbatterla di più della metà, quindi parliamo del 56%, oltre il 56%, e soprattutto dà una sensazione di morbidezza alle labbra contenendo anche olio di jojoba. Quindi sono tutti ingredienti assolutamente naturali, non c'è nulla di chimico e quindi adatto sia all'utilizzo maschile che femminile e a tutte le parti del mondo. E dove si può trovare? Allora, adesso abbiamo creato una campagna pubblicitaria abbastanza massiva su tutti i principali quotidiani nazionali e abbiamo instaurato una collaborazione con i principali distributori farmaceutici. Quindi sarà disponibile a breve in tutte le farmacie italiane e ovviamente sul sito online che è colmibalma.it. Benissimo, voi vi state occupando anche non solo in questo caso di balsamo, ma anche di dispositivi e di test. Sì, esattamente. Noi abbiamo il settore cosmetico da qualche tempo a questa parte, ovviamente, ha avuto uno stop, no? Dovuto appunto a tutto quello che è il discorso della pandemia. Quindi, oltre a reinventare questo oggetto, abbiamo creato Ferrari Lab, che sostanzialmente è un brand sempre di Ferrari Cosmetics che si occupa della distribuzione di tutti quelli che sono i dispositivi di protezione individuali atti a contrastare il proliferarsi del Covid-19. Tra questi, oltre a tutte mascherine, occhiali di protezione che diamo all'RSA, ai principali ospedali in Italia, da diverso tempo siamo state una delle prime aziende a importare e distribuire sul territorio nazionale i test rapidi Covid, sia antigeni, quindi che vanno alla ricerca della proteina del virus, danno una fotografia immediata e reale della situazione del paziente, quindi in caso di positività o di negatività, e abbiamo anche sviluppato quelli che erano i sierologici, quindi quelli che vanno a ricercare invece tramite il famoso pungibito lo sviluppo degli anticorpi in ognuno di noi. Quindi sappiamo se il paziente ha già sviluppato degli anticorpi a contrasto del virus. Grazie, grazie mille, direttore, Prego. grazie.